Devo parlare io o dovete fare tu? Ah, molto bene, ho parlato adesso. Ah, quindi... parlato. Sì, sì, sì. No, veramente questa partita così, insomma, abbastanza in difficoltà nella conclusione, poi questo cambio che ha deciso. Sì, ma tornare in gol, abbiamo perso con una giocata di squadra che è un giocatore che comunque sta facendo bene qualcosa, quindi abbiamo fatto un rischio di fare la partita, abbiamo avuto la nostra occasione, abbiamo sbagliato e ho vinto. Credo che la nostra partita sia stata molto positiva, soprattutto da tutti i punti di vista, sotto la prestazione, l'intensità, la voglia, la cattiveria, sono in fase difensiva, la fase difensiva. Sarebbe anche una notevole crescita rispetto al partito dell'andata. No, sicuramente possiamo, sì. Credo che anche perché se avessimo mantenuto le prestazioni dell'andata saremmo già retrocessi. La cosa positiva. Crescita molto forte, adesso si due sconfitte consecutive. Eravate in qualche modo messi in testa di poter arrivare? No. Noi abbiamo un obiettivo solo, quello della salvezza. E quindi il fatto di dire che siamo nel playoff lo dico qui in Pavia, che sono veramente sincero, la società non ne ha mai parlato. Quindi è naturale che se noi avessimo vinto Colombia, noi avessimo vinto qua no, sarebbe stato superfluo di salvezza, dicevo appunto il playoff, perché se noi siamo una squadra che comunque deve lottare in tutte le partite, abbiamo dimostrato oggi, abbiamo dimostrato domenica a Colombia, il nostro obiettivo è la salvezza. E su quella strada andiamo avanti, cercando di lavorare, cercando di migliorare profili che si può migliorare e stando sereni e tranquilli, che comunque oggi abbiamo perso tra virgolette un punto perché la zona salvezza si è avvicinata a 7 punti e proseguiamo sullo stato. Proprio domenica come oggi? E domenica la ristanca. Ah. Sì. E lo tengo la partita prima. Quindi... un rapidissimo confronto se potrà, si può fare tra queste grandi regole. Credo che sia. Noi abbiamo incontrato sia Rodrigo col Como casa, cioè fuori casa noi, e credo che sicuramente loro abbiano impressionato di meno da giocare fuori casa, quindi sicuramente per una squadra che lotta per vincere il campionato ha più difficoltà forse in casa, comunque le altre squadre vengono, hanno il blasone di giocare con le altre squadre, quindi ci mettono magari un po' di più l'anima, la voglia, la cattiveria di poter fare il risultato. Per noi è successo questo sia con Rodeco e oggi col Como. Tre squadre che abbiamo incontrato mi ha impressionato più loro, per forza fisica, per impatto, per giocatori. Poi non è tecnica l'opera, mica come questa la verità. E per dire a questo, come è andata, mi ha impressionato di più il Rodrigo, l'ho visto tra virgolette un po' più in difficoltà quando ci abbiamo giocato male. Forse l'opera ha fatto un impatto irritato per la promozione, nel senso che è stato dietro a Eco, ovviamente adesso l'entusiasmo, la voglia, e magari il fatto di non essere assillati tra virgolette, del fatto di essere primi, ma solo di seguire. Adesso la prima oggi magari è facile però per quanto mercato ho fatto un mercato importante a gennaio, importanti. Il carbone non è campo che non è stato bene spiegato. No, non è stato bene, ha avuto l'influenza, gli aveva ancora la febbre. Era legato a quello. Sì, ci mancherebbe. Il carbone credo che non si discuta sotto il suo tipo di profilo, quindi ha sempre giocato con me, giocava sempre, solo che era presentabile tra virgolette se non stava bene. Anche io ho chiesto anche di proiettare 5 minuti perché. Sì. Lo recupereremo per domenica. Va bene? Grazie.